Bentornati carissimi all'appuntamento con la parola di Dio in questa 33esima domenica del tempo ordinario nell'anno B che sta giungendo al termine per dare inizio a un nuovo anno liturgico. Come alla fine di ogni anno liturgico i testi biblici della domenica ci parlano, ci presentano le realtà escatologiche con un linguaggio apocalittico. Che cosa è appunto l'escatologia? L'escatologia è lo studio delle realtà ultime, cioè ciò che avverrà dopo la morte, ma soprattutto con la parusia, con la venuta del Figlio di Dio. Infatti sono due i termini che dobbiamo, tenere a mente, che dobbiamo imparare se vogliamo capire appieno la parola di Dio di questa domenica, ma anche della prossima e, devo dire la verità, anche nella prima domenica di Avvento. Sono i due termini: escatologia, cioè un discorso su ciò che verrà dopo la morte, quello che noi chiamiamo la fine del mondo, ma fine del mondo è un'espressione un pochetto più al negativo, e l'altra parola che dobbiamo imparare bene appunto è la parusia, cioè l'avvento del Signore. Infatti noi cristiani crediamo che il Signore ritornerà nuovamente appunto sulla terra, fate attenzione però in forma gloriosa, attraverso un corpo glorioso, non attraverso appunto la materialità. E in questa 33esima domenica del tempo ordinario, la liturgia della parola ci presenta appunto questi discorsi. Sia la prima lettura e sia il brano evangelico contengono un messaggio escatologico. Daniele nella prima lettura dal capitolo 12 annuncia il tempo della risurrezione. E il Vangelo secondo Marco al capitolo 13 annuncia l'evento della venuta gloriosa del Figlio dell'uomo. In entrambi i testi, sia nella prima lettura di Daniele sia appunto nel Vangelo, l'evento annunciato è appunto al contempo quello del giudizio e quello appunto della salvezza. Ma entriamo appunto nel merito di questi brani biblici. Nella prima lettura abbiamo detto, tratta dal libro di Daniele, al capitolo 12, i primi tre versetti. Si dice: ora in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del popolo. Vedete, dopo tutto ciò che Daniele dice e che ritroveremo anche nel Vangelo, e quindi si parla un po' della trasformazione dell'universo intero che si prepara per accogliere il Figlio dell'uomo, e secondo un linguaggio, un genere letterario apocalittico, questa trasformazione viene presentata, descritta anche come una catastrofe, per intenderci. Però in tutto questo, vedete, Dio dice: sorgerà Michele, che è l'arcangelo Michele, colui che protegge gli uomini dal male, il gran principe che vigila sui figli del popolo. E poi dice: sarà un tempo di angoscia. Perché il tempo di angoscia? Perché l'uomo sentirà la mancanza della materialità, della materia. E quindi voi immaginate se noi ci privassimo delle nostre cose materiali. Ovviamente vivremmo male, vivremmo in ansia, vivremmo in angoscia. Quando ci sarà la parusia, quando tornerà il Figlio dell'uomo, non ci sarà più la materialità, e quindi noi vivremo inizialmente un tempo di angoscia, come non c'era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel giorno. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Vedete, non solo in tutto questo stravolgimento ci sarà Michele che continuerà a vigilare sui figli di Dio, sul popolo di Dio, quindi su di noi, ma non solo, Daniele dice: in quel tempo sarà salvato il tuo popolo. E il tuo popolo, non una parte del popolo, ma tutti saranno salvati, chiunque si troverà scritto nel libro.
E chi è, che libro, chi, quale libro si fa riferimento? Si fa riferimento al libro della vita, si fa riferimento al libro in possesso di Dio, che è il libro appunto della vita, dove ci sono tutti i nostri nomi e quindi nessuno sarà perso, o meglio, Dio non vuole che nessuno si perda. Ricordate i 144.000 di cui è così parla ancora nella Bibbia? Capite, io l'ho detto in qualche lezione fa, quei 144.000 non sono esattamente 144.000 persone, ma una moltitudine immensa, cioè praticamente il popolo di Dio, cioè tutti quanti. Al versetto 2, e mentre di quelli che dormono nella regione, ora si parla della risurrezione degli ultimi tempi, nella regione della polvere si risveglieranno gli uni alla vita eterna, gli altri alla vergogna per l'infamia eterna. Vedete, i nostri carissimi morti, i nostri defunti che riposano nella regione della polvere, quindi che sono, diciamo, sottoterra, si risveglieranno. Fate bene attenzione, perché qui non si parla di una riesumazione, un ritorno alla vita, di una reincarnazione, ecco, se volete. Qui invece si parla di un risveglio, così come è stato il risveglio di Gesù dopo la morte, cioè una risurrezione con un corpo glorioso, un corpo che sicuramente riusciva a passare attraverso le pareti del cenacolo, ma quel corpo che si poteva anche toccare, che Tommaso ha toccato, che Tommaso ha constatato che era appunto il corpo di Gesù. Per cui, ecco, al ritorno del Signore, tutti coloro che saranno morti si risveglieranno. Però, attenzione, non significa che ritorneranno a vivere una vita materiale. E poi al versetto 3, e si conclude, i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Chi sono i saggi? I saggi sono coloro che hanno vissuto e insegnato la parola di Dio. I saggi sono coloro che sono stati consacrati da Dio con il sacramento del battesimo e confermati con il sacramento della cresima, della confermazione, che hanno vissuto, hanno cercato, diremmo oggi, di vivere nella parola di Dio e hanno insegnato anche agli altri appunto la giustizia. Questi saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle del cielo. Ovviamente si può dire anche il contrario, cioè coloro che non avranno indotto molti alla giustizia periranno, io dico, nel fuoco appunto dell'inferno. Con lo stesso genere letterario, se volete, e quindi il genere letterario apocalittico, e con lo stesso messaggio, che è il messaggio escatologico, per la venuta appunto del Figlio di Dio, così si esprime anche il Vangelo di Marco al capitolo 13, ai versetti 24-32. E andiamo a leggere anche il Vangelo di Marco, tutto questo capitolo, quindi il capitolo 13, prende avvio dal versetto 1, dalla domanda ingenua dei discepoli, no, maestro, guarda che pietre, che costruzioni. E Gesù dice, sempre al versetto 1, maestro, vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata pietra su pietra che non venga, ecco, distrutta. E poi c'è tutto il discorso escatologico fino ad arrivare al versetto 24, dove, ecco, Gesù parla appunto delle realtà ultime e dice: in quei giorni, che sono giorni di tribolazione, Daniele aveva detto un tempo di angoscia, Marco dice giorni di tribolazione, e poi fa riferimento, prende spunto appunto da Daniele, dice: il sole si oscurerà, la luna non darà più la luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno appunto sconvolte. Anche questo stile lo ritroviamo appunto nei profeti, e come per esempio
In Isaia, al capitolo 13, dal versetto 9 sino al versetto 10, Isaia si esprime così: «Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile con sdegno, ira, furore, per fare della terra un deserto, per sterminare i peccatori, poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non daranno più la luce, il sole si oscurerà al suo sorgere, la luna non diffonderà la sua luce». E in egual modo, anche se con un'espressione appunto diversa, anche Geremia parla, ecco, di questa, diciamo così, apocalisse, diciamo, di questa trasformazione del mondo. Infatti Geremia al capitolo 4, ai versetti 23 e 24, si esprime così, dicendo: «Guardai la terra ed ecco vuoto e deserto, i cieli e non v'era luce, guardai i monti ed ecco tremavano e tutti i colli ondeggiavano». Si sottolinea in questo versetto 24 e 25 come l'intervento di Dio, che è, attenti, è un intervento salvifico, ma che giudica, coinvolge tutto il cosmo, dalle stelle agli astri, alla luna e le potenze che sono nei cieli. Tutto sarà sconvolto, tutto si trasformerà, perché deve nascere un mondo nuovo. È come se Dio volesse preparare il mondo per una venuta ultima, una seconda e ultima venuta di nostro Signore Gesù Cristo. Infatti al versetto 26 si dice: «Allora vedranno il figlio dell'uomo», ecco qui si cita Daniele al capitolo 7, «vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi». Ora qui, più che sulle nubi, forse sarebbe meglio dire con le nubi, perché, ecco, si afferma che Gesù verrà con le nubi, cioè con la corte di Dio. Infatti, a tal proposito, vi voglio leggere un versetto del libro dell'Esodo, l'Esodo al capitolo 16, al versetto 10, dove dice: «Ora mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli israeliti, essi si voltarono verso il deserto ed ecco la gloria del Signore si manifestò attraverso la nube». Per cui, più che il Signore venire sulle nubi, dovremmo, ecco, dire che Gesù verrà con la corte del cielo, con la corte di Dio, con grande potenza e gloria. Versetto 27: «Egli manderà gli angeli, che hanno la funzione di riunire gli eletti, hanno la funzione di proteggere gli eletti». È quello che diceva nel libro di Daniele, nella prima lettura, la funzione dell'arcangelo Michele, e radunerà i suoi eletti dai quattro venti. Che bella questa espressione, perché Dio vuole mandare gli angeli per radunare gli uomini. È un verbo caratteristico dell'Antico Testamento, quel radunerà, riunirà tutti i figli dispersi. E poi la cosa più bella è che questi figli dispersi, gli angeli, li raduneranno dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Estremità della terra in senso orizzontale, estremità del cielo in senso appunto verticale, cioè tutte le genti, tutto il genere umano sarà appunto radunato. Bellissima, perché questa adunanza, perché questa, questo radunare di Dio si verifica anche oggi, se volete, quando ci incontriamo per celebrare appunto l'Eucaristia. E poi, ecco, dal versetto 28 al versetto 31 si indica appunto la prossimità appunto degli eventi. Infatti si dice al versetto 28: «Dalla pianta del fico voi, ecco, prenderete esempio, imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino, che Egli è alle porte». Anche qui le porte vengono scritto in senso plurale, perché si parla di un'apertura dei due battenti appunto delle porte, cioè entra Dio, entra Gesù con tutta la corte celeste, quindi, diciamo, le porte saranno completamente spalancate.
E poi al versetto 30 l'insegnamento di Gesù. In verità, cioè certamente io vi dico, non passerà questa generazione, questo genere umano, prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno perché si trasformeranno, ma le mie parole non passeranno. Bellissima questa espressione appunto di Gesù. E poi il Vangelo si conclude con il versetto 32, quando si dice: quando però a quel giorno o a quell'ora nessuno lo sa. Forse si tratta, diciamo, di sapere speculativo, ma equivale, diciamo, a prendere l'iniziativa, cioè nessuno potrà prendere l'iniziativa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, cioè lui stesso, ma soltanto il Padre. Sarà Dio, soltanto Dio Padre, che deciderà quando appunto tornerà il Figlio dell'uomo sulla terra. Questo brano, questi brani biblici, carissimi, sicuramente ci interrogano e ci fanno riflettere un po' sulla nostra fede. Ecco, chissà, ci capita spesso di pensare al ritorno di Dio, quindi alla parusia, magari cinematograficamente, o magari, ecco, la società ci propina come una distruzione, quello che noi diciamo la fine del mondo. Ci capita con la domanda di pensare al ritorno di Gesù come un momento di gloria, cioè un momento bello, un momento di felicità, come un ritorno di Dio che porterà uguaglianza, che porterà pace e che porterà, ecco, i giusti valori. E pensiamo al ritorno di Dio con una grande e bella trasformazione del creato. Qual è il mio atteggiamento quotidiano se tengo conto che le cose di questo mondo passano? È da riflettere quell'angoscia di cui parla Daniele, quella tribolazione di cui parla Marco, no? Quando noi pensiamo che le cose materiali passeranno, qual è il nostro, diciamo, il nostro vissuto interiore? E poi ancora, qual è il mio pensiero riguardo al giudizio finale? Vedete, ecco, Marco lo dice, nessuno sa quando arriverà appunto quel momento, quando arriverà quel giorno. Ecco perché dobbiamo essere pronti, e carissimi, come le vergini sagge, no? Essere pronti, perché lo sposo può arrivare da un momento all'altro. E ci sono tanti altri spunti che possiamo benissimo prendere, ecco, da queste due letture bibliche di Daniele e di Marco, ma mi fermo qui augurando a tutti quanti voi una splendida settimana, perché noi, ecco, possiamo riflettere anche sulla bellezza che quel giorno, cioè quando tornerà il Signore sulla terra, come sarà bello e come vivremo bene, ecco, quel giorno, non più attaccati alle cose materiali, compreso anche il nostro corpo, ma, ecco, con gli angeli di Dio anche noi canteremo inni di lode al nostro Salvatore. Buona settimana a tutti.